essenziale, evolutivo e funzionale. Ha tanti significati. Quest'anno presentiamo la continuazione di una madia che avevamo già presentato e che si chiamava Ayama. Penso che una delle cose molto belle è che un oggetto che sempre lavora per sottrazione, la struttura portante è leggermente inclinata. Un'altra cosa interessante è il fatto di creare un effetto frontale nelle porte, nelle ante di un canetè, ci permette di avere un'altra nuova versione dell'oggetto che ancora accentua questo gioco, il rapporto con le parti del mobile. Essenziale, evolutivo e funzionale. Essenziale perché nella sua semplicità la struttura che è obliqua nei confronti dei piani frontali le dà una certa forza, no? Evolutivo perché mi piacciono questi progetti che alla fine sono riprendi un progetto presentato, si guarda da nuovi punti di vista e questo mi piace molto. È funzionale perché è un oggetto che ha una intenzione molto precisa.